un campione del mondo a patti. La manifestazione Il glorioso calcio del passato ha visto come ospite d'onore l'ex attaccante Alessandro Altobelli. Tra i protagonisti della fantastica avventura degli azzurri in Spagna 82, celebrata in questi giorni a 40 anni di distanza. L'evento si è svolto con il patrocinio del comune di Patti e grazie all'organizzazione dell'ex calciatore Cosimo Scardino e di Franco Puzzanca, grandi amici di Spillo. Io penso che come tutti gli italiani quella è stata la partita magica, la partita dove ha unito un po' tutti, no? Quindi in Italia siamo degli sportivi e quella data è una data che ricordano sempre tutti volentieri, perché l'Italia non vinceva più il mondiale dal 1938, nell'82 abbiamo vinto quel mondiale battendo squadre forti come Argentina, Brasile, Germania. La partenza non era stata molto buona, però ricordo le prime tre partite. No, assolutamente no, le prime tre partite non avevamo giocato bene, eravamo ancora un po' appesantiti sulle gambe. Eravamo ancora un po' appesantiti sulle gambe perché avevamo fatto un lavoro forte e quindi non riuscivamo a esprimere tutto quello che avevamo da far vedere e soprattutto nel senso del ritmo, è quello che ci mancava. Dopo le prime 3-4 partite poi siamo venuti fuori perché Bearzot è un genio, aveva preparato bene quella nazionale, aveva preparato bene per arrivare a fare tutte e 7 le partite e alla fine devo dire che abbiamo strameritato di vincere quel mondiale perché veramente abbiamo incontrato squadre difficilissime. Quando uno va a una competizione importante, per esempio come gli europei oppure come i mondiali, non è che deve solo partecipare, deve cercare di lasciare anche il segno. Era quello che mi ero ripromesso io. Allora è inutile andare in un mondiale, non giocare e diventare campione del mondo. Allora ho giocato la finale, ho segnato e ho vinto, quindi penso di aver realizzato il mio sogno. Passano gli anni, è bello rincontrarsi, è bello stare insieme, è bello che qualcuno ancora si ricordi di me e di quella famosa squadra che per certi versi, come l'82, oggi siamo con Altobelli, è più, come posso dire, è più nel cuore della gente del 2006, così l'86 di Romolo Rossi, Catalano, Bellopede, Di Palma, è nel cuore della gente più del 2007, 2008 del Messina, fra virgolette, attuale. Ma lei lo ricorda quando usciva dallo spogliatoio e alzava le mani guardando i tifosi della gioventù giallorossa? Allora, se lo ricordo. Io amavo i miei tifosi. Cioè, una delle differenze sostanziali tra ieri e oggi è proprio questo. Una volta si giocava per loro, ora si gioca un pochettino per la propria immagine. La differenza sostanziale è questa. Io non sono scontento della carriera che ho fatto, anche perché lo dimostra ancora l'amicizia pure con Spillo. Noi eravamo partiti titolari addirittura nell'Inter, per cui il Murare e Anastasi facevano la panchina. Poi purtroppo un infortunio in Coppa UEFA al ginocchio mi ha cominciato a creare dei problemi, ho dovuto aspettare qualche mese per riprendermi. Nel frattempo ho cominciato a girovagare fra C e B e sono diventato un grande giocatore in quelle categorie. Io appartengo alla generazione alla quale appartieni tu e vivere questi momenti e ricordare il calcio di una volta, quello che io amo definire quello serio, quello che si giocava nelle strade, si giocava nelle piazze, si giocava tra i campi, quelli polverosi. E ascoltare aneddoti di questi ragazzi che per me hanno rappresentato un punto di riferimento importante tra i 13, 14, 15 anni, Romolo Rossi, Di Palma, il campione del mondo Altobelli e tanti altri che ho avuto modo di conoscere oggi, è come rituffarsi in un passato che oggi ritorna prepotentemente. Quindi è stata una giornata bella, vissuta all'insegna dei ricordi, ma vissuta all'insegna soprattutto di uno spirito nel quale è prevalso l'affetto antico, l'affetto di un tempo che oggi ci consente veramente di dire che abbiamo fatto una cosa che lascerà in ognuno di noi lo spazio che merita di lasciare.